Febbraio 2005. Maria Antonietta Multari, detta Antonella, incontra casualmente Luca Delfino. I due legano subito e pochi mesi dopo decidono di andare a vivere insieme. Dapprima l'uomo sembra riservare premure e attenzioni verso la fidanzata, ma con il proseguire della convivenza, Luca rivela di avere un carattere violento e possessivo. Tra le mura domestiche non sono rari gli episodi di umiliazioni e percosse. Anche i genitori di Antonella sono a conoscenza delle violenze subite dalla figlia e la madre Rosa denuncia più volte alle forze dell'ordine Luca Delfino. Così, dopo tante violenze, Antonella si rifugia a casa dei genitori interrompendo il rapporto con il ragazzo. L'uomo cade in preda all'ossessione e non riesce ad accettare la fine della relazione. Perseguita con minacce, telefonate e pedinamenti la sua ex ragazza, la quale, temendo per la propria incolumità, cerca in tutti i modi di fermare la furia dell'uomo. Fino al tragico 10 agosto 2007. Alle 14.30 esce da un solarium. Vorrebbe rilassarsi, forse fare shopping, ma ad aspettarla fuori c'è il suo ex ragazzo, ancora non rassegnato, ancora più rabbioso. Luca aggredisce ferocemente la ragazza, colpendola alla gola e all'addome con 40 coltellate, quindi fugge via. Dopo pochi minuti, l'uomo viene fermato da una volante, stringe ancora nella mano l'arma del delitto e la sua maglia è sporca di sangue. Per l'omicidio di Antonella, Luca Delfino viene condannato a 16 anni e 8 mesi di carcere, più altri 5 anni di ricovero in una struttura psichiatrica. Quella di Antonella è una delle tantissime storie di stalking e violenze che hanno visto il finale nel tragico, ingiusto epilogo della morte.